Malpezzi, Cavina, Penazzi, Piroddi, Lucaroni, Pisani, Bosi Massimo e Padovani. Si sta definendo la formazione dei politici che venerdì prossimo, 16 settembre alle 20:30, scenderà in campo alla Graziola per un evento che si preannuncia comunque divertente ma di grande importanza sociale. Una partita di calcio per raccogliere fondi a favore delle popolazioni colpite dal terremoto nel centro Italia. Da una parte i politici, gli amministratori locali capitanati dal sindaco Giovanni Malpezzi in porta, dall'altra un avversario molto temibile e sicuramente con una preparazione atletica ben più strutturata. La compagnia dei carabinieri di Faenza, con a capo anche sul rettangolo verde il capitano Cristiano Marella, attaccante che già minaccia di costituire un serio pericolo per la difesa politica. Durante tutta la partita saranno raccolte offerte libere a favore dei comuni del centro Italia. Dopo la partita pallacanestro, caratterizzata da una tecnica improvvisata, tornano quindi a solcare un campo di gioco gli amministratori locali, al quale probabilmente si aggiungeranno in prestito dipendenti comunali e colleghi dei territori vicini. Per una sera verranno messe da parte opinioni divergenti e maggioranza e opposizione vestiranno un'unica maglia. Il passato calcistico di alcuni amministratori potrebbe supportare una condizione fisica deficitaria, riuscendo a ribaltare un pronostico assolutamente a favore dell'arma dei carabinieri. Per i militari, inoltre, i due tempi da 40 minuti che determineranno il risultato finale, sotto l'occhio vigile di una terna arbitrale della Federazione Italiana Gioco Calcio, non saranno gli unici sforzi a favore delle popolazioni terremotate. In questi giorni, infatti, alcuni carabinieri di stanza Faenza, così come altri colleghi di tutta la provincia, sono stati inviati in servizio di pattugliamento sui territori colpiti dal sisma per prevenire eventi di sciacallaggio. Venerdì, infine, al termine della partita, l'evento benefico si sposterà dalla Graziola alla Tana del Lupo, dove sarà organizzata una cena il cui intero ricavato si aggiungerà a tutti i fondi raccolti durante l'incontro sportivo e sarà quindi devoluto anch'esso alla ricostruzione del centro Italia.